Voci.fm, il sito delle voci. Sicuri di sapere cosa fanno il vostro cane, il vostro gatto e il vostro coniglio quando non siete a casa? Credetemi, non ne avete idea. E allora ecco per voi Pets 2, Vita d'animali, secondo capitolo dell'esilarante, ironica e irriverente saga targata Illumination. A raccontare di Max, terrier saggio e premuroso, del suo fratello acquisito Duke, meticcione peloso e felice, di Nevosetto, il coniglietto dalla doppia personalità. E poi di Gidget, la volpina glamour, di Chloe, la gatta sorniona, e di molti altri pelosi dai quali noi umani avremmo soltanto da imparare in quanto a coraggio e altruismo. Stavolta, ad esempio, Max decide di proteggere a tutti i costi il bimbo di famiglia, Liam, sfiorando la paranoia. Poi salverà un agnellino in pericolo, mentre i suoi amici si occuperanno di un cucciolo di tigre catturato dal proprietario brutto e cattivo di un circo. Esilarante, divertente e decisamente istruttivo per grandi e piccoli, anche Pets 2 è impreziosito da un ottimo doppiaggio. Pensate che nella versione originale fa il suo esordio da doppiatore di un film d'animazione niente meno che Harrison Ford. Then get rid of the cone. Man, I would, but my therapist says I need it. It's a medical device. These doctors. There. You're cured. Hallelujah. Noi di Voci.fm abbiamo incontrato all'anteprima romana i tre principali doppiatori italiani, gli stessi del primo film, a cominciare da Alessandro Cattelan, che fa parlare Max al posto di Patton Oswalt. Sei stressato ultimamente, ma il veterinario ti aiuterà. È specializzato in disturbi del comportamento. Ma io non ho disturbi del comportamento. Il primo capitolo aiutava forse più i bambini, questo secondo forse più i genitori, perché è un film in cui Max si prende cura di un bambino nato nella famiglia ed è un po' assillante all'inizio, è molto protettivo e alla fine capisce che il bambino deve fare i suoi sbagli, deve fare i suoi errori, deve correre i suoi rischi e tutto andrà comunque bene. Ti ha aiutato nel doppiaggio il fatto di fare radio e conduzione? No, per niente, anzi doppiando mi sono reso conto che parlo al contrario di come bisognerebbe parlare, ho tutte le vocali invertite, metto le vocali aperte dove dovrebbero essere chiuse, chiuse dove dovrebbero essere aperte, insomma parlo malissimo, però per fortuna siamo riusciti ad arrivare alla fine. Buongiorno New York City! Cosa fai? E poi Francesco Mandelli, che presta le sue corde vocali al coniglietto psicopatico Nevosetto, che in versione originale ha quelle di Kevin Hart. Questa roba, il fatto che lui sia bianco angelico e il fatto che sia matto, crea un effetto comico meraviglioso. Quindi io devo solamente cercare di rendere giustizia a un cartone meraviglioso, un doppiaggio fantastico fatto da Kevin Hart in originale. Mia figlia ti ascolta perché li vedrà questi film, pezzo, lo vede? Sì, ha visto il primo e sì, allora oggi mi ha detto: papà, un giorno posso venire al lavoro dove sei tu? Perché lei non ha capito che lavoro faccio. E quindi sa che io ho dato la voce al cartone, però non ha capito bene che cosa è successo. Però pezzo 1 le è piaciuto moltissimo, le ho fatto vedere un pezzettino di trailer un paio di settimane fa ed è da 2 settimane che non vede l'ora di venire alla premiere, quindi adesso è qua con noi, tra poco lo vede. E non poteva mancare Lillo, che anche in Pets 2 dà la sua voce a Duke, cosa che in originale fa Eric Stonestreet. Sicuro? Ehi Max, Liam è andato via. Aspetta, cosa? Un cane un po' imbranato ma sempre molto entusiasta, coi capelli lunghi, come mai hanno chiamato te? Ma guarda, no veramente, forse chi mi ha chiamato un pochino mi conosce, perché veramente siamo simili come caratteristiche. Lui è un super positivo, è un buonaccione, ma più che altro è un entusiasta della vita e dell'essere cane, cioè lui praticamente vive tutte quante le nevrosi anche, e il modo di essere di un cane se lo vive felice di essere cane, felice di essere quello che è. E questo è un aspetto di Duke che veramente mi riguarda e mi piace moltissimo. Quel piccoletto strampalato. Voci.fm, il sito delle voci.